Qui stava cambiando idea. No, gli erano spaccati i suoi amichetti. Stavano giocando. Forte, eh? E dov'è adesso il demonietto? Oh, ha voluto seguire i passi del padre. E dai, apriti! Qualcosa da mangiare ci dovrà pure essere. Accidenti, che schifo! Ma che succede? Aiuto, bambino, dove siete? Babbo! Bambino! Aia, i miei poveri piedi! Allora, che cosa facciamo adesso? Avanti, dimmi! Taci! Devo riflettere! Questo posto mi piace, però ho una fame orrenda. Ho sete, ho sonno e sono stanco. Smettila, idiota! Se continui così ti farai riconoscere subito. Abbiamo appena messo piede in paese, quindi smettila di frignare. Ma che modi! È facile prendersela sempre con quelli più piccoli, vero? Troppo comodo! Se solo la povera mamma ci fosse ancora! Mi rimangerei la promessa di prendermi cura di un fratello stupido e inetto come te. E adesso lasciami lavorare. I miei omaggi, sì, signore. Prego. Ecco, ci servirebbe un'indicazione, è vero? Se noi andiamo da quella parte, c'è niente di bello da vedere. Dite. Ecco. Ehi, Geppetto. Sì? Ricorda, se vuoi evitare che i figli si mettano nei guai, ci vuole molta... disciplina. Tranquillo, ho capito bene. Addio. Fai bravo, eh. Ehi, fratellone! Guarda che belli quei due! Vieni, vieni! Guarda! Guarda come ci somigliano! Oh, questo sì! Che è un gran signore! Ma chi è? E che c'è scritto qui? C'è scritto che mio fratello è un imbecille matricolato. Un imbecille matricolato, eh? Sì, mi piace, suona bene. Ha un non so che di nobile. Non ti sembra? Condivido. Potresti fartelo stampare sui biglietti da visita. Bravo, è un'ottima idea. Arrivederci a presto, Mastro Geppetto. Beh, non ci contate, signore. Adesso lo sistemo io, il mio figliolo. Devi fare il padre. Sì, non devo cedere. Devo avere più polso, fargli capire chi è che comanda. Gli insegnerò a obbedire, a rigar dritto. Severità. Ci vuole più severità. Oh, questi sì che sono versi sublimi. Da mettere in grassetto. Maiuscolo sottolineato. Una pagina da non perdere. Pinocchio! Apri la porta! Apri la porta, ho detto! Bambino, non mi posso muovere! Non credetegli, Geppetto. È solo un'altra delle sue bugie. Ti avverto, figliolo. Oggi non è giornata. Apri questa porta! Non posso! Ho i piedi incollati in terra! Aiutami, bambino! Sì, vabbè, i piedi incollati in terra. Bella scusa. Pinocchio! Va tutto bene? È la verità, babbo! Sono bloccato in terra e le gambe mi fanno tanto male! Avanti!
L'unico legno buono lo dovevo usare proprio per la porta. Babbo, aiutami! Resisti, figliolo, arrivo! Adesso... arrivo subito! Prendo la vostra scala. La mia scala? Ehi! Pinocchio! Va tutto bene. M'hai fatto prendere uno spavento, lo sai? Non farlo mai più, capito? E questa la chiamerebbe severità? Mio padre per molto meno mi avrebbe dato una bella tirata di antenne. Tempesto, apritemi! Esigo delle spiegazioni! Un attimo! Entrare nel che cielo. Modi? Sto arrivando! Un attimo! Aprite! Oh, Geppetto! Che succede? Rivoglio la mia... Chi è quello? Ah, quello sarebbe... è... Pinocchio! Ma come? Vi siete dimenticati il mio nome, babbo? Mi ha chiamato babbo. Avete sentito? Babbo? Sì, è mio figlio. Non nel senso... insomma... Comunque la cosa non vi riguarda. Buongiorno, arrivederci. Vostro figlio, ma come? Mamma, aspettate! La vostra scala è qua fuori. Grazie. Arrivederci, grazie. Ecco. Ecco, queste sono squisitezze tutte per te. Tutte queste squisitezze? Ebbene, sono buonissime. Beh, me le farà piacere a forza. Però dovete farle a spicchi, tagliare via le bucce e anche i torsoli e i semini. Non li sopporto. Ti può sapere chi ti ha insegnato a essere così difficile? Belle pulite. Dovevano essere la mia cena di ieri. Mi è andata molto meglio un gattabuia. Sapessi quanto ho mangiato, mi bastano le bucce. Così ti faccio compagnia. Che c'è dopo? Queste. Peccato che non lo sopporti. Beh, per farvi contento oggi lo sopporterò. Le buone maniere. Non me le avete ancora insegnate. Già. Devi ancora imparare tutto. E anch'io. La scuola. Sai che giorno è oggi? Oggi è il tuo primo giorno di scuola. C'è la maestra che ti aspetta, ricordi? Conoscerai tanti bambini. Ci sarà anche Lucignolo? Beh, non li conosco tutti per nome, ma ce ne saranno tanti con cui giocare. Andiamo, dai. No, no, aspetta. Non vorrai andarci con addosso quel sacco? È il mio sacco più bello. L'unico che ho. Ti sta bene il rosso? Che vuol dire il rosso? Rosso è un colore. Ecco, questo è il rosso. È il colore del fuoco. Un bellissimo colore. Ecco fatto. Che mi dici delle scarpe? Veramente le volevo rosse. Non fare capricci, Pinocchio. Ti stanno strette o fanno bene? Benissimo, mi stanno a pennello. Sembra un bambino come gli altri. Sono un bambino vero!
Oh, un'ultima cosa. Ecco fatto. Guardati. Con questo sarai speciale, l'unico ad avere un cappello così. Sono speciale! Certo, figliolo, e come padre voglio essere speciale anch'io. Come? Intanto rimettendomi a lavorare. Guarda che bello il mio abbecedario, fammi vedere il tuo. Il mio è bello. Io non ce l'ho. Non puoi venire a scuola senza un abbecedario. Ridammelo. Dai, andiamo! Tanti! Non vai con loro. Non posso andare a scuola, babbo. Ti sei dimenticato una cosa. Adesso basta. Non ricominciare coi capricci. Non ti manca niente per andare a scuola. Hai pure il vestito nuovo. No, voglio dire, tutti gli altri bambini hanno quell'abbece coso. Ah, certo, l'abbecedario. Forza, babbo, fatemene uno. Vabbè, non posso fartelo io quello. Quello va comprato. Bene. Allora compratemelo rosso. Sì, va bene, tu intanto aspettami in bottega. Fa freddo qua fuori. Allora come faccio? Come? Soldi. Magari se li avessi tre soldi. Pinocchio! E il tuo abbecedario. Ma quanto è bello! Ed è tutto mio! Fammi vedere. Io adoro il profumo di cultura al mattino. Oh, che buono! Grazie. Ma come vi batte forte il cuore? Un giorno anche il mio batterà come il vostro, vero? Vieni qui. Adesso sei davvero uno scolaro perfetto. E la vostra giacca? Ah, l'ho data via. Era tutta consumata. Mi faceva caldo. Maestro Ciliegia! Avete visto? È un abbecedario nuovo! Non è bello? Ha una copertina davanti, tantissime pagine, e una copertina dietro! E poi c'è... Con questo gelo, dar via la giacca per quel libro. Siete uno sciocco. Ma voi non potete capire, di figli non ne avete. Per fortuna portano solo grattacapi e guai. Vedrete. È per questo che non ne ho mai voluti. Voi non avete voluto avere figli? No. Sono loro che non hanno voluto voi, nemmeno dipinto vi hanno voluto. Ripetetelo se avete coraggio. Babbo, io vado. E mi raccomando, non fermarti a parlare con nessuno e comportati bene, intesi? Promesso, farò il bravo. Tu vai. Arrivederci, maestro Ciliegia.